prendete le spatole che andiamo a dipingere ad acrilico. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te alla seconda lezione del corso di pittura ad acrilico. Approfitto del fatto di avervi già spiegato gran parte della teoria della costruzione del quadro nel corso di pittura ad olio, quindi andate a prendere quelle lezioni e portatele, traslatele in toto anche a questo corso. Non c'è bisogno di essere ripetitivi e ve le leggo qui dove c'è la I di informazioni, troverete tutta la playlist del corso di pittura. Posso qui nel corso di acrilico spaziare e saltare da argomento ad argomento con maggiore nonchalance. Spessissimo mi avete chiesto della pittura materica e della pittura a spatola e così oggi ho avuto l'opportunità di mostrarvi un tipo di pittura materica molto molto interessante, la pittura con le malte. Sì, perché anche le malte, cioè quelle paste corpose, quelle che vi ho insegnato a fare in questo video qua, vi metto sempre i video di riferimento nelle schede informative, vi ho insegnato anche a farvele in casa, vengono vendute per fare diversi lavori, dall'hobbistica alle belle arti. Noi vedremo l'applicazione in belle arti, quindi come creare qualcosa di nostro. Adesso noi ci spostiamo sul piano da lavoro e vado a presentarvi le malte della Ferrario. Questo video non è in collaborazione con la Ferrario, ma uso le malte Ferrario perché ho fatto di recente un workshop per loro in cui appunto facevo vedere come performassero questi materiali e così, avendole in disponibilità a casa, ho pensato di fare la stessa opera che ho fatto al workshop anche per voi, in maniera tale da poter vedere quello che può venire fuori con l'apposizione di malte e spatole e naturalmente colori acrilici. Perché metto questo tipo di pittura all'interno di un corso di pittura ad acrilico? Perché le malte di cui vi parlo sono malte acriliche, quindi perfettamente concordanti con i colori acrilici, miscelabili con esse, diluibili in acqua, quindi si comportano esattamente come gli acrilici perché sono acriliche. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si... Ed eccoci pronti per questa seconda lezione del corso di acrilico. Pittura d'acrilico oggi con acrilici e malte. Quindi approfitto e vi faccio conoscere dei materiali che io solitamente non utilizzo perché non fanno parte della mia pittoricità, ma che per esigenze di lavoro devo saper usare, uso e quindi è meglio di così farvele conoscere. Perché no? Innanzitutto le malte. Cosa sono le malte? Sono quelle paste... quasi sempre acriliche, tutte queste sono malte acriliche che servono per dare effetti di volume a qualsivoglia supporto. Qui stiamo usando una tela, ma si possono usare anche su ceramica, su vetro. Le malte che io sono, la malta corindone, che è una malta bianca mediamente ruvida, poi ho la malta liscia, che è proprio una pasta bianca ad effetto liscio, questa oggi la useremo per il protagonista del quadro, poi una malta micacea con questo bel colore grigio iridescente, perlescente, non so se lo vedete, mi metto bene a favore di luce, poi questa malta che è troppo carina perché ha i glitter dentro. A me solitamente non piacciono i glitter, ma questa, che è un bianco con qualche glitter per il soggetto che devo fare io, ci sta benissimo. Una malta bianca sabbia fine, una malta cristallo che non so se userò, ha dentro delle palline vitre, e poi una malta argento antico, che è un argento chiarissimo, quasi non sembra argento. Poi useremo un altro strumento da lavoro che non ho mai usato, ve lo faccio vedere, ne apro uno, che sono questi craft pittorici delle patine acriliche. Vedete, io già questo l'ho provato, delle patine acriliche che si usano come finitura per dei lavori ad acrilici, danno una patina traslucida, semi-trasparente, che però arricchiscono in colore e ricchezza il substrato, che può essere o una malta o un semplice colore acrilico. Qui ho una campionatura di colori acrilici, non so ancora quali userò, sto usando i glossy o i master della Ferrario. Poi, come strumenti da lavoro, spatoline, naturalmente una tela e un piattino per mettere le malte. Cominciamo subito. Quando si lavora con gli acrilici, sempre barattolone con acqua e pezzetta. Innanzitutto prendo del terra d'ombra naturale e preparo lo strato pittorico. Lo faccio in maniera liscia usando un pennello piatto, dell'acqua e preparo la tela.
Ok, preparato il fondo in maniera molto mossa e grossolana, perché non mi serve un fondo preparato bene, in quanto non sto facendo una pittura liscia e soprattutto non sto facendo pittura, ma sto andando a spatola, cominciamo subito ad impostare il mio lavoro. Il lavoro lo imposto dapprima a matita, diciamo che più che lavoro imposto gli spazi, e quindi voglio disegnare un fiore. Quindi, sezioni auree, 1 più o meno e 2, e all'interno metto il mio protagonista, ma il fiore è disegnato. Adesso andiamo ad impostare il nostro lavoro direttamente con le malte. Allora, come prima malta userò una malta effetto ruvido, prendo il corindone bianco, lo verso sulla mia tavolozza, una punta di nero. Tutte queste malte sono, vi dicevo, miscelabili con i colori acrilici, e miscelo. Quindi comincio a passare la mia malta così su tutto. E vado ad inserire qualche ombreggiatura, sempre mischiando il nero a spatola. Ok, adesso dobbiamo fare il fiore, dobbiamo cominciare a mettere la prima base di malta per fare i petali. E la prima base di malta per fare i petali la facciamo con un liscio bianco. Useremo il liscio bianco leggermente sporcato di ocra e una punta di nera, quindi il liscio bianco totalmente bianco per differenziarlo. Prendo il liscio bianco e lo verso in una sorta proprio di stucco. Ovviamente vi lascio tra le schede informative il link dove vi ho fatto vedere come preparare la pasta materica homemade. Certo, la resa di queste sicuramente nel tempo è superiore. Una punta di ocra e una punta di nero, e comincio a creare i miei petali. Qui a dare le linee, come vedete, sono i rialzi di materia, quindi dovete avere ben presente nel gesto come voltano i petali in questo caso, o comunque quali sono i contorni delle vostre figure, che non avendo un segno ma avendo appunto matericità devono prendere vigore da essa. Quindi schiacciate più nella parte vicina al manico e lasciate più libera invece la parte di materia vicino alla punta, in modo proprio da creare un bel cordoncino di materia a delineare le vostre figure. Poi tutto il resto si darà in un secondo momento, a tutto il resto si darà una forma, come vedete, in un secondo momento. Prendo il bianco liscio e ripasso dove voglio che appunto vengano fuori delle mini lumeggiature. Ora prendo un po' di terra di siena bruciata e lo mischio al bianco e ingiallisco un po' il tutto, e un po' di ocra. Prendo, carico la mia spatola e ombreggio lì dove voglio che il colore risulti leggermente più scuro, perché anche a spatola si può fare un gioco di chiaroscuri. Prendo lo stesso colore con cui ho fatto il fiore e lo frammisto qui nel laterale per concludere anche la parte che non avevo fatto. Questi richiami tonali sono necessari per far sì che il quadro non risulti troppo freddo, no? Ma che abbia delle similitudini, quella nei toni.
Adesso prendo della malta grossa, la mescolo alla fina che avevamo. Abbiamo detto che queste malte possono essere miscelate con i colori acrilici e adesso tra poco vedremo come, sia miscelandole su tavolozza come ho fatto così, ma anche facendo sovrapporre ad esse dell'acrilico. Per esempio, ora io prendo un po' di nero e lo butto direttamente sul quadro, creando delle zone di nero denso. Prendiamo adesso un pennello, il più, la parte superficiale è asciutta, prendiamo dell'ocra, diluisco ben bene e creo qui una coloritura scomposta, quindi tampono un po' di malta, si sposterà, la cosa non mi riguarda perché non comporta nulla di trascendentale. Vado sul nero e qui cerco di dare degli spruzzetti controllati, mischiamo del nero con ancora della pasta acrilica, facciamo il gambo. Ora con il pennello piatto prendo il mio colore e vado a definire tutte le zone che voglio portare maggiormente in ombra, e adesso con la malta liscia rimpinguiamo gli spazi, definiamoli meglio. Ho diluito un po' la malta e ora ne butto qualche goccia quella. L'hai diluita? Prendo adesso la patina dorata e semplicemente a dito la passo lì dove voglio dare qualche effetto più traslucido. Voi non vedete nulla, vi avvicino. Perché c'è un bucle. Visto? Ok. Ok, mi fermo qua. Moderno, drammatico, fuori dal mio genere totalmente, ma sicuramente molto molto materico. Ora vi lascio alle foto, potrei continuare ancora per ore, ma io volevo solamente provare queste malte, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Non so. Visto che belle e visto quante sono diverse l'una dalle altre e come possono essere personalizzate a seconda del tipo di pittura che ci serve. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, vi abbia chiarito anche come apporre il colore con la spatola, come cercare di delineare i soggetti con la spatola. Insomma, per qualunque domanda mi trovate qui, lasciate qua sotto le vostre domande e io sarò felice di rispondervi. Se questa lezione vi è piaciuta, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividetemi sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare anche sui miei altri due canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta. Due Cuori Una Cappa è il mio canale di cucina e Ombretta invece è il mio canale di lifestyle, vi aspetto anche lì. E non mi rimane che darvi appuntamento sulle mie pagine sulla mia pagina Facebook, su Instagram, i link li trovate tutti qua sotto, cercate Arte per Te e mi troverete ovunque. Io vi aspetto sempre qui anche per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!